Grande Fratello VIP 6, la lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo non si dimentica. Come poter dimenticare il botta e risposta avvenuto davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini? Protagoniste della lite Carmen Russo e Katia Ricciarelli, ed è proprio su quest'ultima che la critica arriva forte e chiaro. Colpi di scena nella casa del GF. Quando Katia Ricciarelli ha ammesso di aver esagerato durante lo scambio di opinioni intrattenuto con Carmen. La cantante lirica ne ha parlato con l'ex volto di Centovetrine, Alex, ma secondo te sono andata oltre? Forse sono stata esagerata con lei. In questi giorni mi riempie di abbracci e baci, mi cerca davvero tanto. Non è tanto aver chiarito o meno, ma adesso abbiamo ripreso il nostro rapporto. Forse sono stato un po' dura, questo sì. In ogni caso l'importante è che ci siamo riappacificate, ha affermato Katia. E dopo una settimana di riflessione, a prendere le difese di Carmen Russo è proprio Enzo Paolo Turchi. Sulla lite tra le due vippone, ne ha parlato sulle pagine di nuovo. Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata. Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. E ancora, conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF VIP. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen. Ricordiamo che Carmen ha vinto un reality in Spagna. Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po' di più, non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme.